Radio Radicale, ben trovati, un nuovo appuntamento delle parole e le cose. Siamo in compagnia di Michele Serra. Ben ritrovato su Radio Radicale, Michele, innanzitutto. Ben trovati, Grazie anche per lo sperando di spunto. trovarvi ancora a lungo. Esatto, speriamo, come dice il proverbio, speriamo che sia l'ultima, ma non veramente l'ultima. Sì. Siamo qui per parlare del tuo ultimo libro, Le cose che bruciano, edito da Feltrinelli. È, diciamo, un romanzo, a mio avviso, che si lega bene anche con l'appendice dei temi di Radio Radicale, perché il protagonista è Attilio, che abbandona la carriera politica dopo Sì. la bruciante sconfitta legata a un progetto di legge. Sì. E questo progetto in qualche modo scaturisce una sorta di tifone interiore e Attilio lascia la vita dei palazzi e ritrova e ritorna all'interno della sua campagna, dei suoi boschi, quello che costituisce un luogo geografico, ma che è anche e soprattutto un luogo interiore. Allora, le cose che bruciano sono tante, ma in qualche modo Attilio sembra ancora alla ricerca delle cose che ardono all'interno della sua vita e all'interno di questo sistema complesso di sentimenti. Allora, da quale riflessione e spunto narrativo nasce questo libro, Michele? Dunque, diciamo dall'invidia smisurata che l'autore prova nei confronti del suo eroe Attilio, del suo protagonista, mi sono inventato un alter ego molto più radicale, molto più coraggioso di me, molto più iconoclasta, insomma uno che davvero se ne va sbattendo la porta, cosa che forse ognuno di noi in qualche momento della vita sogna, no? Fuggire dalla precedente vita, neanche tanto dagli altri, quanto dalla propria precedente vita. Quindi gli ho cucito addosso il massimo della professione sociale che può esistere, che è la politica. L'ho immaginato politico di successo, tra l'altro, quasi ministro, insomma, persona che se insisteva poteva diventare un leader di primo piano. E l'ho fatto scappare. L'ho fatto scappare e poi gli ho teso qualche trabocchetto durante il cammino. Ma insomma, la fuga c'è ed è una fuga vera. E con una conferma che la letteratura è un imbroglio, no? Nel senso che uno può immaginare la caccia alla balena bianca senza Certo. essere mai salito su una baleniera, eccetera, o l'isola di Mompracem senza mai essersi allontanato da Torino come faceva Salgari. Così, e io mi sono inventato questo leader che saluta tutti e se ne va. Ecco, all'interno di questo libro è molto interessante notare due cose. L'andarsene di Attilio non è un, possiamo dire, fuggire dalle responsabilità, perché Attilio le sue responsabilità cerca di prendersene, ha cercato di prendersene, però è più un voler cambiare paradigma. E a un certo punto Sì. c'è una cosa molto importante tra le cose che bruciano, ovvero la memoria, i ricordi. C'è anche un'epigrafe molto bella in apertura, che è un verso Di di Vittorio Sereni, di Emilio Sereni. Sereni, sì. Scaccia da me questo spino molesto, la memoria. Allora, questa memoria diventa legna da ardere, forse. Beh, nel caso suo, sì, dopo che ho scritto il libro mi è venuto in mente che ho fatto il contrario della famosissima Marie Kondo, no? Che ha scritto questo giudizioso, molto giapponese, molto gentile, molto educato, molto riflessivo, diciamo, manualetto per il riordino, dove insegna appunto a maneggiare gli oggetti della nostra vita con affetto, con rispetto, per poi mettere un poco di ordine. Ecco, e lui è, da questo punto di vista, proprio scostumato, Attilio invece, cioè reagisce alla memoria, reagisce all'accumulo di oggetti, di cose, di fotografie, di sedie, di canapè, di suppellettili, di tutto che ognuno di noi si ritrova in casa, da piromane, cioè lui a un certo punto appicca davvero il fuoco dopo aver progettato a lungo di farlo. Vabbè, poi non dobbiamo Non svelare il sviamo finale troppo, perché insomma in esatto. qualche modo c'è un colpo di scena vero, perché poi è chiaro che se uno è troppo brusco raramente riesce a risolvere le cose, no? Questo è uno dei casi in cui i modi forti, i modi bruschi, i modi passionali servono soltanto a metà e infatti liberarsi poi del se stesso che si era prima. È molto complicato, come può verificare ognuno.
Ecco, il personaggio di Attilio, oltre, diciamo, al togliersi un po' da mezzo alcuni oggetti e una vita, ricerca una dimensione che è una dimensione fatta di leggerezza, una dimensione fatta di altro e di altrove in questo Sì. caso. Ecco, in questo viaggio, però, intraprende, possiamo dire, anche delle strade che non si aspettava, almeno all'inizio, diciamo, appare una certa risolutezza del personaggio nell'abbandonare. Poi, man mano, capisce che anche quella leggerezza costa, e costa Certo. forse più della vita di prima. Sì, capisce. Allora, diciamo, dei risultati taumaturgici li ottiene anche perché effettivamente il rapporto con la natura è fortissimo. Questa è l'unica componente fortemente autobiografica del libro, devo dire. Quindi un fortissimo rapporto con la natura, ma con la natura proprio in senso materiale, la terra, gli alberi, i nomi degli alberi, gli animali, ecco. Quello è il pezzo di fuga che gli riesce proprio, no? Cioè abbandona i talk show, cioè che cosa c'è più diverso, di più diverso di un bosco rispetto a un talk show o di un talk show rispetto a un bosco? È proprio radicale la contrapposizione e lì Attilio vince sicuramente perché guarisce, perché la natura lo cura e lo rende felice. L'aspetto che si rivela più ostico della sua fuga è proprio quello invece dalla memoria, insomma, quindi dalla memoria, da quello che gli sta alle spalle, dai suoi morti, da sua madre, da tutto quello che lui cerca di abbandonarsi alle spalle. Quindi, la leggerezza è complicatissima, no? Come sa bene anche chi scrive, tu sai la famosa lettera di Voltaire a un amico, mi sembra di Voltaire, non so se sia Montaigne, no, Voltaire deve essere, che dice: scusami se ti ho scritto una lettera di 10 pagine, ma non ho avuto il tempo per scrivertene una di 10 righe, che è una formidabile battuta e che dice che appunto, che la leggerezza, la semplicità, il togliere, il liberarsi non è mai un processo superficiale, è un processo faticosissimo. Però a me sembra, lo vedo anche dal rapporto con chi legge il libro, cioè le lettere che mi arrivano, è un tema veramente di ognuno in questo momento, questa ricerca disperata di che cosa, delle poche cose che contano, dividendole dalla zavorra, dall'inutile, dal superfluo, dalla socialità insulsa, anche per esempio ricercare una socialità profonda, liberandosi appunto di una socialità futile e anche opprimente, ecco, tutto quel processo, tutto quel percorso di scelta delle cose che contano e di liberazione dalle cose che non contano è una fatica bestiale. È proprio è un percorso che ha anche dei passaggi molto ingannevoli, in cui ti sembra di esserti liberato di qualche cosa che non contava, poi ti accorgi che conta e viceversa. Ecco, Attilio è un politico, diciamo che cerca con la politica di cambiare le cose, ma che soprattutto dà alla politica forse una dimensione un po' a cavallo tra quella di una generazione che vedeva nella politica un motore di cambiamento le cose e vive una illusione e disillusione al tempo stesso molto forte. In questo momento storico è innegabile dire che forse le menti, non dico migliori perché non c'è una classifica tra migliori e peggiori, ma possiamo Beh, dire, insomma, almeno io non la do, diciamo, sì, è una classifica che diciamo. si esita a dare, ma a volte So, esatto, a viene molta volte voglia di vuole, darla, ecco. esatto, magari poi a microfoni spenti a fuoco acceso Sì, facciamo facciamo gli l'elenco. elenchi. Però c'è forse la tentazione che diventa sempre di più una sensazione di salvezza da parte di quelle menti che non accettano una serie di cose, una serie di paradigmi, di rifugiarsi poi in dei luoghi sicuri, perché il rapporto che ovviamente tu dici si sovrappone tra me, il protagonista, ma anche
diciamo, il lettore potrà trovare il proprio punto di fuga all'interno di questo libro. Sembra in qualche modo, diciamo, un tempo, cioè la descrizione di un tempo stranissimo in cui ci sarebbe bisogno delle energie migliori, però paradossalmente c'è come una chiamata a chiudersi per non disperdere queste energie migliori perché magari i tempi non sono opportuni, insomma, sembra tutto un po' arroventato dal fuoco della contemporaneità, dal fuoco dell'immediato, ecco. E quindi diciamo, chi vuole impegnarsi alle volte ha un po' la strada confusa, sta un po' diviso Altro che. tra Attilio e magari qualcuno che ci prova e vuole riuscirci. Dunque, Attilio la risolve così, cioè si sente, sa di essere un disertore sostanzialmente, sa di essere un disertore, non è che si nasconde questa, non è che si nasconde anche la gravità di questa fuga e dice di essere profondamente grato a chi è rimasto in quella trincea lì che è la politica. Io in questo la penso un po' come lui, cioè. Ammiro chi si porta ancora sulle spalle il peso della politica in un momento in cui la politica non è che sia eticamente sconveniente, non lo è affatto, io sono del tutto contrario ai giudizi moralisti, sai, solita roba, ah, la politica è corrotta, no, non è più corrotta del resto della società, non è affatto più corrotta del resto della società, però è diventata una specie di fatica di Sisifo, insomma, è una fatica, è come se tu dovessi perennemente turare una piccola falla e se ne aprono tre vicino. Sembra inconcludente, con questo voglio dire. La politica è in un momento in cui sembra che serva soprattutto come, diciamo, carriera, cioè come forte veicolo di narcisismo personale, poi figurati, il narcisismo è anche un rispettabile tratto della personalità umana. Però, mentre questo aspetto dell'andare in televisione, dello stare sui social, del primeggiare, diciamo questo aspetto, chiamiamola di competizione tra maschi e alfa, è rimasto molto forte. L'altro aspetto, che è quello del lavoro utile, socialmente utile, beh, mi pare molto appannato quello, come se davvero si fossero persi gli utensili, quelli che servono a stringere i bulloni giusti, a capire che cosa davvero serve a ridare un minimo di equilibrio e di nerbo alla società. E infatti la fuga di Attilio, che è molto più giovane di me, deve avere più o meno la tua età, insomma, forse un po', qualche anno più di te, ma non tanti. È fondamentalmente una fuga dalla carriera, cioè lui parla della politica come di un palcoscenico, ecco questo voglio dire, come di un palcoscenico televisivo, come di un palcoscenico pubblico. E credo che per moltissimi la politica sia diventato questo, e la cosa inevitabile è che viene percepita questa cosa. Cioè, mentre nel leader politico in passato tu riconoscevi una specie, come dire, di ministro di un culto o di un popolo, cioè di una persona che veramente rappresentava una comunità, un gruppo, adesso riconosci inevitabilmente soprattutto uno che sta cercando di affermare se stesso. E questo rende la politica meno appassionante per quanto mi riguarda, cioè è uno spettacolo meno avvincente dal quale non per caso la gente si sente un pochino più lontana, no? Perché prima i grandi leader erano l'icona di una comunità, questo erano dei sacerdoti, insomma, per dirla da antropologo, incarnavano un'unità, o dei sacerdoti o dei re, o comunque quello erano classe dirigente in quel senso simbolico. Adesso no, sembrano un gruppo di giovani rissanti che si menano per cercare di prevalere, di essere il più prestante, ecco, il più prestante. La fuga di Attilio è da questa specie di ossessione del maschio alfa, non ne vuole più sapere. Lui dice: è colpa mia se litigavo con tutti, anche nei social, perché la mia sindrome era voler aver ragione.
sempre e a tutti i costi. Nel momento in cui capisce che voler aver ragione a tutti i costi è rovinoso, scappa. In conclusione, due accenni veramente alla contemporaneità, perché leggendo questo libro mi sono venuti in mente diciamo un po' il rovescio della medaglia su quei leader che esistono, sono in carne e ossa, che soprattutto le varie famiglie progressiste mondiali hanno in qualche modo incontrato nell'arco di questi anni. Obama, che ha dismesso i panni di Presidente della Repubblica degli Stati Uniti, insomma, in termini abbastanza veloci, nel senso giovanissimo, un David Cameron nel Regno Unito, Matteo Renzi in Italia, insomma, quasi ha dismesso, diciamo. Ha comprato la casa in campagna, sì. Cioè, manca il secondo upgrade di andarci. Comunque, delle leadership in generale, Emmanuel Macron in Francia, che vive a proposito di fuoco anche una fase di difficoltà in queste giornate, cioè esistono dei leader fondamentalmente giovani che parlano un linguaggio differente rispetto al passato, che però fondamentalmente a sinistra per il momento rischiano la famosa frase, rischiano di bruciarsi, o già si sono bruciati, e questo è anche un rischio che corrono Di Maio e Salvini, che dall'altra parte al momento appaiono vincenti. Ecco, allora le cose che bruciano sono anche le cose che in qualche modo si consumano, non c'è dubbio, ma è giustissimo questo, sono più degli sprinter che dei maratoneti. I leader di adesso, anche perché devo dirti che la spremitura di tutto, di parole, di facce, ma tu pensa quante volte la faccia di Salvini, per dire uno, comparirà ogni giorno, decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni, o quante volte rientra nei nostri pensieri, cioè, tutto questo adesso, io non credo che... Tu lo sai che i pigmei non volevano farsi fotografare perché dicevano che bastava una fotografia a rubargli l'anima. Ecco, allora, quello forse da quell'estremo lì a essere perennemente on stage e dover ogni giorno dire una cosa, fare un tweet su qualunque cazzata al mondo o su qualunque grande tema, comunque papam, 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 a ritmo continuo. Ma secondo me quello ti ruba l'anima. E l'anima la vai a cercare, almeno Attilio la va a cercare, come capita che accada, nei boschi. È un po' monastico il libro, ed è un po' monastica la sua parabola, la sua scelta. Peraltro, poi non l'ho messa perché è un po' abusata, ma non ho messo in epigrafe una frase di San Bernardo di Chiaravalle, che dice: troverai di più nei boschi che nei libri. Io spero che in questo libro invece si trovi un bosco. Allora, grazie a Michele Serra, Le cose che bruciano, edito da Feltrinelli, grazie davvero di essere stato qui. Grazie a voi, grazie. Grazie a Emiliano Altanamanca per la regia di questa trasmissione, e a voi che ci avete ascoltato e seguito fino a questo momento, rimanete con noi perché continuano le trasmissioni su Radio Radicale.